sessione camera di nostro metodo. Diciamo così, iniziamo con un ballo in maschera, ma ci mettiamo la faccia. Per festeggiare ci dobbiamo dire un ballo a Palazzo Legri. Esatto, Quindi la prima tappa è una serie di eventi che vede coinvolta la città quindi la prima tappa è una serie di eventi che vede coinvolta la città e che puntano all'intrattenimento di un po' tutte le fasce d'età. Sì, per concludere un evento musicale che è abbastanza specifico per un certo target e soprattutto riprende un periodo d'oro del genere, di questo genere musicale. Ma io penso che gli avanti si sentano sempre il periodo d'oro, perché la nostalgia è sempre tanta, però non bisogna mai guardare indietro, sempre avanti. Quindi dai, continuiamo a essere degli evergreen. Sono sì, diciamo direttore artistico del progetto Ballo al Palazzo Libri e diciamo è l'organizzazione del Palazzo Libri. Partito. Questo importante evento come si strutturerà? L'evento è il 2 marzo, poi c'è un altro evento il 15 marzo e poi un altro evento ancora il 30 marzo, ma è il progetto quello importante, che è il ballo al Palazzo Ripi. Si svilupperà appunto il 2 marzo con Nuvinea, che è un duo napoletano che sta riscoprendo un po' le sonorità delle leggende napoletane di, come Pino Daniele, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, avendo fatto un album stupendo, adesso sono super richiesti in tutto il mondo. Poi abbiamo Ralph il 15 marzo, che è un DJ che ha fatto la storia della musica house, leggenda vivente, conosciuto da tutti, si esibirà per la prima volta a Chieti il 15 marzo. Per finire questo trittico di eventi, il 30 marzo con Prince Thomas, che è il nostro mentore del progetto, un po' l'artista più che ci rappresenta. Sì, dei nomi importanti e tanta qualità. Con ingressi e invito, però insomma è previsto comunque una buona presenza. Sì, purtroppo abbiamo una capacità ridotta, quindi non possiamo essere aperti a tutti, facciamo un ingresso e invito con bracciali per un numero massimo di 200, una volta arrivati a 200 il party è sold out, è completo e non c'è la possibilità di ingresso per altre persone, così riusciamo un po' anche a contenere la diversità del pubblico, avendo un pubblico omogeneo di 30-40 anni che sanno apprezzare il nostro lavoro e la musica che proponiamo. Sì, per concludere, sia questo tipo di evento sia per i nostalgici ma anche attuali. No, gli eventi sono per gente che viaggia, gente che ama la vita, gente moderna, non sono eventi nostalgici, sono eventi di attualissima portata, sono un po' eventi che si fanno nel mondo delle grandi metropoli. Sono i più richiesti, abbiamo in Nuvinea si esibiranno in festival importanti come il Death Mantle, il Mixonor, il Dimension, che sono un po' i festival importanti del mondo. Ralph lo conosciamo tutti, Prince Thomas è un altro grande artista che suona ovunque, quindi sono diciamo i party di tendenza dell'Abruzzo oggi.